Ciao amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Continuiamo con le storie dei loghi delle squadre di Serie A. Oggi tocca al Benevento. Prima di tutto però, sigla. Vi ricordo di iscrivervi al canale per supportarmi in questi video e anche negli altri e di seguirmi sui miei vari social, dove tutti i giorni posto nuove storie sui loghi di tutto il mondo. Trovate i link qui sotto in descrizione. Ma adesso iniziamo. Il Benevento Calcio, noto semplicemente come Benevento, è una società calcistica italiana con sede nella città di, indovinate un po', Benevento. È stata fondata nel 1929 come Società Sportiva Littorio Benevento, fallita e rifondata nel 1962, fallita e rifondata nel 1978, fallita e rifondata nel 1990 e per ultimo fallita e rifondata nel 2005. Il primo logo della società campana è ripreso dal simbolo della città di Benevento, ovvero un cinghiale con un nastro legato attorno al corpo. Chiaramente la squadra era pienamente giustificata quando utilizzava un simbolo araldico del luogo di nascita, ed è quello che ha fatto la maggior parte delle squadre di calcio italiane. Però il cinghiale non si è rivelato così buono come parte dell'identità del marchio. Nel 1965 c'è una rivisitazione del logo, la forma a scudo rimane la stessa, i colori societari cambiano e diventano gialli e rossi, giallo-rossi o gialli-rossi, non lo so, vabbè, ed entrano a far parte del logo della società. Inoltre anche il cinghiale viene ridisegnato in una maniera un po' più classica. Arriviamo al 1990, dove dopo una nuova rifondazione del club il simbolo societario del cinghiale viene sostituito da quello della strega. Cambia la forma dello scudo, che passa ad una forma ovale e più incline alle grafiche usate negli anni 90. Rimangono però invariati i colori della squadra e restano presenti nel logo. Lo stemma del 2002 non ha grandi cambiamenti, a parte un disegno differente per quanto riguarda la strega, che questa è una piccola rivisitazione più che un vero e proprio nuovo logo. Infine siamo al 2005, dove dopo l'ennesima rifondazione viene introdotto il logo attuale. Il nome societario è presente in alto, al di sopra di tutto, viene riutilizzata la forma scudo degli inizi, restano presenti il giallo e rosso, ormai classici della squadra, e fa il suo ingresso la silhouette di una strega al centro del design. Ed ora, piccole curiosità! Comunque sia la ragione, il Benevento appunto lasciò cadere il maiale, il cinghiale, e lo sostituì con un simbolo della città, una strega su una scopa. L'emblema è ispirato alle leggende del XIII secolo delle streghe di Benevento. Benevento, infatti, viene spesso definita la città delle streghe e per una ragione. In effetti nel VII secolo si svolgevano rituali pagani che venivano considerati come stregonerie. I colori ufficiali del team sono giallo e rosso, e questo è dovuto alle varie unioni ad altre squadre, anche se c'è da dire che, essendo la città stessa parte integrante della storia degli antichi romani, Beneventum era chiamata, le scelte dei colori potrebbero essere un tributo a Roma. Per concludere vi faccio vedere questo bellissimo e più attuale logo creato dai ragazzi di Calciatori Brutti. Una rivisitazione dello stemma che unisce l'arco di Traiano, una strega, una sfera di cristallo, il famoso noce di Benevento e ovviamente i colori del club. Lascio a voi il parere. Siamo arrivati alla fine. Come sempre, fatemi sapere il vostro logo preferito della squadra in questione, quindi del Benevento, con un bel commento qua sotto, e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!